quale noi da quel punto di vista lì ci dovremmo staccare, perché non siamo più dentro, o altrimenti creeranno degli uffici appositi anche per la Polizia Municipale di Mignolo. Altri interventi? Coelho. Sì, visto che l'ordine del giorno di Bignola cambia, parte, insomma, il tema centrale è il polo della sicurezza, ma in realtà poi fa dei riferimenti ad altre cose, vado anche un po' oltre solo al polo della sicurezza per riprendere la discussione proprio nel complesso dell'articolato dell'ordine del giorno. Vorrei solo però ricordare a Valmori che i dibattiti e le iniziative pubbliche che sono state fatte in campagna elettorale in qualche modo lasciano il segno. Allora, dire che si parla del polo della sicurezza solo adesso perché l'amministrazione di Vignola intende uscire mi sembra veramente fuori dalla realtà, perché sulla sicurezza devo dire che il Partito Democratico, come giustamente ricordava il sindaco nella precedente seduta del Consiglio Comunale, ha, come tutti gli altri candidati sindaci, posto l'attenzione al tema della sicurezza e devo dire che ritengo a prova del contrario che il nostro programma sulla sicurezza fosse tra i più articolati e soprattutto il più incisivo possibile. E il polo della sicurezza era al centro del nostro programma elettorale talmente tanto al centro del programma che alle domande nei dibattiti pubblici qual è una delle azioni che faresti nei primi 100 giorni, il polo della sicurezza era tra queste. Il polo della sicurezza era il punto principale che noi avremmo affrontato nei primi 100 giorni dell'amministrazione se avessimo vinto, se i vignolesi ci avessero accordato il loro consenso per chiudere questa pagina abbastanza triste che ormai continua da tanti anni e che deve dare conto di finanziamenti ricevuti che in qualche modo dovranno essere non solo come si può dire messi sulla carta ma resi esigibili per la costruzione del polo. Su questo poi mi interverrò poi più precisamente anche nella dichiarazione del voto, però riprendo da dove ho lasciato per concludere un discorso che in qualche modo si riaggancia anche all'ordine del giorno. Io sono molto sintetica e vado sul punto preciso. Cosa intende fare il signor sindaco oggi a conclusione di questa seconda puntata del Consiglio all'ordine del giorno sul tema della sicurezza e dell'uscita dal corpo unico di Vignola? Faccio un semplice riassunto delle puntate precedenti. Il sindaco anticipa in unione la volontà di riacquisire la funzione delle PM. Il sindaco conferma in unione la volontà di riacquisire la funzione. Il vicepresidente convoca la prima commissione con inserito all'ordine del giorno il recesso della convenzione. In commissione non viene presentato nessun progetto, si va sulla fiducia. Ometto di riprendere il discorso su come giudichiamo il modus operandi, sulle tempistiche istituzionali dopo 2 mesi dall'insediamento e prima della presentazione delle linee programmatiche, sulla decisione assunta senza progetto, sull'assenza di un piano industriale, sull'assenza di un piano economico finanziario dei conti. Ometto perché già detto nella precedente seduta e faccio mio l'intervento del cittadino Grandi totalmente. Lunedì poi mattina scorsa incontro in prefettura per procedure di conciliazioni a seguito del preannunciato stato di agitazione della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli aderente al sindacato SULP. In tale sede il signor sindaco ha presentato un progetto di organizzazione non firmato e che ancora oggi non ci riferisce chi l'ha scritto, se non altro per sapere che con chi ha così poca dimestichezza con la stesura di progetti da compiere grossolani errore. Anche questo già detto. In tale incontro, inoltre, su richiesta esplicita del capo gabinetto dottor Ventura, si stabilisce di soprassedere al voto in consiglio, di procedere al confronto con la giunta dell'Unione che non aveva visto il progetto e di procedere con le organizzazioni sindacali di categoria che non avevano visto il progetto. Ma attenzione, perché neanche i consiglieri avevano visto il progetto. I consiglieri lo ricevono lunedì pomeriggio, ma attenzione,
perché si preparano su un progetto che per metà è nullo, perché quello presentato dal signor sindaco mercoledì sera in consiglio era di fatto il superamento in parte del precedente. I costi, ci viene riferito, si riallineano a quanto già attualmente sostenuto. Cade uno dei presupposti a giustificazione dell'uscita dal corpo, ma non vengono esplicitati nel dettaglio, semplicemente non si conoscono. Oggi lunedì 1 ottobre ci troviamo per concludere sul punto della sicurezza e sul polo della sicurezza e polizia municipale ed ancora non abbiamo avuto copie del progetto così come modificato, che comunque non ci è dato sapere cosa dice sul polo della sicurezza, tanto per dire dell'argomento in cui trattiamo stasera. Ma torniamo al consiglio di mercoledì scorso, ci viene presentata come ricevuta dal sindaco senza darne peraltro lettura una lettera da parte del sindaco di Savignano Caroli, che si rende disponibile a gestire la PM insieme con Vignola, un mini corpo di fatto, senza però averne le caratteristiche, quindi soggetta a finanziamenti pubblici. Secondo, sancendo così di fatto di recedere dalla volontà già espressa di rientrare nel corpo unico dell'Unione, mi dispiace confutare la cittadina vignolese che è intervenuta prima, ma noi l'abbiamo appurato, siamo venuti a conoscenza mercoledì scorso di questa lettera, non eravamo a conoscenza prima, mi dispiace, quindi non lo sapevamo da tempo, così come ha riferito. Attendiamo quindi la risposta del signor sindaco alla nostra interpellanza di mercoledì sul senso che lui dà alle politiche integrate e allo stare insieme all'interno del sistema Unione, con lo scopo di migliorarla semmai, perché ce n'è anche bisogno. Allora, mi dico anche il progetto, seppur frettolosamente e senza criterio nell'esposizione, perché non ci è dato poi conoscerne i dettagli, presentato quindi mercoledì sera, anche quello di fatto era già superato, perché delle due l'una: o il sindaco di Vignola non prende in considerazione la disponibilità di Savignano e va avanti col suo progetto, pagine in costruzione, progetto in fieri, progetto in divenire, tutto così poco chiaro, ma almeno in parte, in qualche modo, anche se grossolanamente è stato in qualche modo presentato mercoledì, oppure se prende in considerazione l'idea di unire il servizio con Savignano, il progetto non esiste, neanche quello presentato mercoledì sera. E questo bisogna che i cittadini che sono stati chiamati e hanno ascoltato il sindaco devono sapere che anche il progetto di mercoledì sera non è più valido. Perché? Perché va totalmente rivisto e riscritto, perché va a toccare un'altra configurazione territoriale. Quanti operatori, quali turni, quale servizio? Oggi su Savignano interviene l'Unione, che garantisce con propri operatori prestazioni che Savignano non è in grado di sostenere. Con quali attrezzature? Savignano sa che dovrà sobbarcarsi in parte i costi di tutto ciò che dovrà essere riacquistato, o facciamo con quello che già Savignano ha? Se necessita altro personale, siamo sicuri di poterlo assumere? I vincoli a cui sono sottoposti i comuni sono molto più stringenti rispetto a quelli dell'Unione, e il signor sindaco lo sa bene, e i vincoli di finanza pubblica non si possono modellare al bisogno. Vignola, prima di entrare in Unione, aveva 18 operatori che non facevano le domeniche e le sere. L'H17, attualmente presente con 3 turni, e la domenica sono possibili con numeri alti, con un organico strutturato in grado di assorbire le assenze per ferie e per malattia. Mi dicono che altri comuni vicino a noi, Formigine, Castelfranco, con 24 operatori non riescono a fare tutte le sere. Questo a meno che non si condivida su larga scala il personale. Allora, mi aspetto in conclusione che prima di rassicurare i cittadini sull'obiettivo unico finora conosciuto, come dicevo mercoledì sera, di aumentare la percezione della sicurezza, attenzione, percezione della sicurezza, non la sicurezza, sappia fare di conto e arrivi in commissione l'11 ottobre con un progetto che si possa considerare tale e che a questo punto
o che abbiamo la certezza che Savignano farà, rientrerà in Unione così come era intenzionato fare e così come ha, sulla base della quale ha ottenuto anche l'intervento dell'Unione per compensare i servizi che non riusciva a garantire da sola, ovvero se non si accetta di stare con Savignano, allora ci dica su quale progetto noi possiamo considerare tale, in modo soprattutto, signor Sindaco, con tutto il rispetto, in modo da onorare soprattutto il ruolo di questo Consiglio, mettendolo in condizione di valutare nel concreto l'offerta che intende presentare ai cittadini, perché già molte aspettative sono state deluse. Grazie. Altri interventi? Prego. Buonasera a tutti, inizio subito dicendo che mi fa veramente piacere il fatto che anche questa sera siano accorsi vari cittadini, in quanto in questo modo si può fare veramente democrazia diretta e dialogare con loro e fare alcune puntualizzazioni su alcuni concetti importanti. In particolare volevo iniziare dal punto 2, chiamiamolo così, dei premessi dell'ordine del giorno presentato. Qua si specifica in particolare che l'insicurezza sarebbe aumentata da un moltiplicatore di percezione dato magari da qualcuno che getta benzina sul fuoco. Anche prima si è fatto riferimento a questo concetto da un mi sembra il signor Minozzi del Pubblico. E io mi sento di dissentire subito da questa premessa, perché gli ultimi fatti che hanno interessato Vignola pongono la nostra situazione sicuramente sopra le righe, soprattutto per un paese di 25.000 abitanti. Non stiamo parlando di Milano, Roma, Napoli o quant'altro. Fatta questa brevissima premessa, mi riaggancio sempre a quello che è stato detto prima dal Pubblico, con una volontà di specificazione, una volontà amicale, per puntualizzare quelli che sono le funzioni della polizia locale, come viene chiamata attualmente. In particolare la legge 65 dell'86, che è quella che fa da quadro all'attività di polizia municipale, ci viene a dire che il sindaco ha tra le sue prerogative quelle di chiedere al prefetto di concedere ad personam, a certi soggetti, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, funzione importantissima che gli consente di portare le armi senza licenza. E dunque non sminuiamo il ruolo della polizia locale, che rispetto a un carabiniere, rispetto a una polizia di Stato, si differenzia solo per il fatto che ha temporaneamente e localmente poteri limitati. Detto questo, sento che c'è sempre la voce di fondo che continua. Detto questo, le iniziative per la sicurezza che può portare avanti il Comune di Vignola, oltre alla Polizia Municipale gestita autonomamente, come gli fa capo per legge, dobbiamo assolutamente considerare come verranno sicuramente fatti i DASPO urbani, che sono stati menzionati, vedo, non solo nel nostro programma, ma ammetto anche in altri programmi, e specificando che questi sono istituti presi bipartisan, comuni del PD, comuni della Lega, comuni di non so cos'altro. Record italiano, leggevo proprio che è il comune di Sesto San Giovanni che ha passato da poco i 100 DASPO da quando è entrata l'amministrazione. Dunque, potenziando la Polizia Municipale, che ha quasi le stesse prerogative dei carabinieri, e utilizzando questi strumenti si può raggiungere la sicurezza o la percezione della sicurezza. Ho finito, grazie. Altri interventi? Cavani. Rimango sull'ordine del giorno di Vignola Cambia. E cerco di non tornare a mercoledì scorso, no, quando è stato? Mercoledì scorso, sì. Allora, rispondo anche a una cittadina, mi sembra che si chiami Pifferi, credo, dico bene? Scusi,
Stefani, perdono. Vabbè, ho sentito male. E anche a Enrico Valmori, insomma. Il nostro ordine del giorno non nasce da una bizzarria, da prurito, insomma, no? Cioè c'è la destra all'amministrazione, quindi noi dobbiamo cercare ogni volta possibile di tirar fuori qualcosa di sgradevole o di, usiamo una parola un po' difficile, di obsoleto, no? Di superato. No, questo ordine del giorno rappresenta noi stessi, la nostra cultura, il programma che abbiamo stilato durante la campagna elettorale, che rappresenta la nostra cultura, la nostra sensibilità, d'accordo? E quindi la nostra visione della democrazia, e la democrazia, se è una cosa seria, comprende tanti fattori, fra i quali anche la sicurezza, d'accordo? E quindi la nostra azione è un'azione politica, appunto, che in qualche modo si contrappone alla brutta parola, d'accordo? Comunque si pone come alternativa alle scelte che sono state fatte negli ultimi tempi dall'amministrazione, cioè alla scelta di uscire dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione. Non siamo d'accordo con questa scelta, d'accordo? Mi pare che sia legittimo, no? Non siamo d'accordo, riteniamo che sia, non lo ripeto, insomma, che sia dannosa, per semplificare, per la nostra comunità e anche per una visione un po' più allargata delle cose. E quindi ci è sembrato giusto.